Vedo con molta simpatia e gioia che la chat oggi è ricca di gente simpatica. Vedo, ovviamente no, sistemato adesso, questo non va già più il green screen, ma era normale. Vedo che siete tutti simpatici comunque oggi. Vedo che vi piace fare i simpatici. Ragazzi, a parte che state guardando uno degli streamer più belli d'Italia, comunque sia. Poi, se continuate a dire che volete Andrea Benedetti e non me, la prossima volta lo fate con Andrea Benedetti live. Gente, ecco fatto. Ciao. Ciao Pier, ciao a tutti. Ti conviene trasformare la bicicletta con la bici? Non penso proprio. È già. In realtà è già. Adesso, tra l'altro, è fintissimo questo qua. È una foto. È una foto quella. Però ho i rulli, quindi mi alleno in casa. Ma sì, sto scherzando. Bella T. Bella a tutti, raga. Come va questo periodo un po' così della vita? È un periodo un po' così, eh? Ci si diverte. Ci si diverte. Andrea Benedetti è uno che lavora. Ciao, chi? La piattaforma Fisco fa un po' schifo. Allora, aspettate, ora rispondo a tutti, state calmi. E tutte queste domande. Chi è Andrea Benedetti? Andrea Benedetti è un ragazzo che lavora in Microsoft, che tra poco dovrebbe chiamarmi su Skype, in cui ci spiegherà come ha fatto a fare un report molto figo che ha fatto sul, in questo caso sul coronavirus, ma non è tanto l'importanza del coronavirus in sé, ma ha usato una tecnologia che si chiama Power BI per creare questo report. E andremo a vedere come ci spiega un po' come ha fatto a farla. Faremo un po' una chiacchierata, insomma, su come ha fatto a farla, dove ha preso i dati e tutto. Grazie per il follow. Rino, poi non arrivo. E, quindi sarà interessante quello, no? E, sarà, mo spero, molto interessante quella parte. Interessante oggi, perché altre volte no. Diciamo. Oggi mi state molto simpatici, ragazzi. Cioè, oggi è interessante, altre volte non era interessante. comunque Claudia è figo Andrea Benedetti, quindi sì, ti puoi rimanere connesso, è molto figo. Si scherza, ma tu rimani il Ferragni del frontend, meglio del Biondi nazionale. No, meglio del Biondi nazionale no. Biondi, Biondi, tra l'altro è live anche Biondi su Facebook, se volete andare a vederlo io non faccio. Come si dice, potete guardare Biondi invece di me, sicuramente dice cose più interessanti. Se vi interessa il report che vi dicevo, è questo, ok? Potete andarvi a vedere questo report qua. Adesso poi ne parliamo dopo, però di quello, no? Report, appunto, fatto, dicevo, Power BI, che è una tecnologia fighissima di Microsoft, non perché è figa perché è di Microsoft, ma perché effettivamente è figa. Era partito con 18 pagine, adesso sono 31, perché molto ovviamente Andrea non ha tanto da fare, tutti i giorni mette qualcosa dentro. No, credo che abbia invece tanto da fare. Anzi, bisognava iniziare alle 2, ma poi è impegnato per cose di lavoro. E allora mi ha detto se potevamo iniziare più tardi. Per quello sono arrivato un po' più tardi anche io. Il volume della musica va bene, dà troppo fastidio. Non, che io non capisco, lo sapete, come si sente fuori. Mi sembra troppo alto, secondo me. Sì, il figlio è tutto a posto, sta bene, dorme, dorme la notte, assolutamente.
meglio quello che mi avevo descritto, ultimamente mi avevo descritto come fare un figlio e averci Satana in casa, non è proprio averci Satana, sì, ovviamente c'è più da fare, c'è da stargli dietro e tutto, ma ragazzi, insomma, è peggio quando non funziona qualche deploy su Azure o su SharePoint, ecco, insomma, almeno lì, almeno qua sai cosa fare, più o meno, se non va un deploy non sai cosa fare, quindi solo belle cose col figlio, ecco, onestamente, quindi va bene così. Ehi, ciao Balde. Beh, se non va Satana lo è. Esatto, il vantaggio del deploy rispetto al figlio è che se non va al deploy inizia a bestemmiare, dopo un po' Satana si presenta in stanza, no? Quindi è anche più comodo all'uso, cioè diciamo, lo richiami quando ti serve, as a service, diciamo così, è cloud anche quello. Quindi, se a volte c'è anche l'opposto, invochi invece Dio o qualche parente, si presenta direttamente lui alla porta, anche lì in quel caso bussa, proprio più educato rispetto a Satana che magari ti spunta da dietro, però fondamentalmente sì, ha ragione Valentina, sì. Esatto, Satana as a service. Il cloud almeno lo strilla, comunque puoi togliere l'audio, vero, vero, ma ho una soluzione anche per quello. Le cuffie con la soppressione del rumore. Queste ti salvano la vita nella casa col figlio. Oppure, quando abiti con qualcuno che comunque te lavori da casa, ok? Che prende, mette le casse a palla prima, inizia a cantare la canzone di Diodato a Sanremo come se fosse Sola, non puoi sopprimere nemmeno il rumore, ma potresti sopprimere qualche altro umano che è nella casa. Ma questo è un altro discorso, non voglio entrare nello specifico, diciamo. Esatto. Quindi, tra l'altro, adesso sono quasi nella stessa condizione vostra, perché anche qua in Svizzera da ieri hanno messo un po' di lockdown, chiamiamolo così, un po' più soft rispetto all'Italia per adesso, perché adesso c'è, cioè, praticamente dicono di stare in casa, però hanno chiuso tutto, sono aperti solo supermercati, farmacie, beni di prima necessità, però fondamentalmente siamo in lockdown anche qua. Ehi Luca, ciao! Siamo in lockdown fino al 3, scusate, al 19 aprile qua. Però questo lockdown è un po' soft, però secondo me tra un po' stringeranno anche qua. Qui mi scrivono. E quindi vedremo. Sì. Non promette niente di bene, anche che fino a domenica qua sono stato in bicicletta, sabato, domenica, mi ricordo quando sono stato in bicicletta, c'era gente tranquillamente che mangiava all'aperto nei bar, nei ristoranti, c'erano 500 macchine sopra il passo di montagna che c'è qua, tutta la gente attaccata, quindi hanno fatto un po' finta di niente qua in Svizzera rispetto al resto del mondo, ma anche quelli sono dettagli, chi se ne frega, tanto prima o poi dobbiamo morire tutti, meglio morire però andando a fare un picnic o comunque Hey, sia there a is a lot of chirping. mangiare qualcosa. È partito. Oggi ho la maglietta rappresentativa dei Live Coders perché è uno streaming di un certo livello che dopo arriva. Grazie per il follow, Gesù Pastore. Pastore. Bellissimo. Esatto, è un follow di livello di questo periodo qua. Sì. Io mi tiro dietro un certo lavoro che possa esserti utile. Ragazzi, sto male. Deve essere uno streaming serio oggi. Non mi sembra che stia andando nella direzione giusta. Ma lo sarà, lo diventerà. Ora manca il codice. Se adesso entra qualcuno, codice
col nick codice della Madonna e poi siamo tutti, ragazzi. Si può chiudere, vado in metto lo streaming in lockdown. Chi c'è dentro c'è dentro, chi è fuori rimane fuori, chi se ne frega. Spero che quando si connette Andrea avremo un attimino di squilibri su Twitch perché devo settare la chiamata di Skype, un po' di cose. Twitch per questa cosa qua non è Streamlabs, in realtà Twitch c'entra poco, non è proprio il massimo per questa cosa qua. Spero che il PC non mi esploda e quindi speriamo bene, altrimenti troviamo un modo comunque per sentire Andrea. Lo chiamo al cellulare e vi faccio vedere il cellulare qui piuttosto. Posso fare una cosa? Ok, aspettate che c'è un dramma in corso perché ovviamente io avevo fatto, vi racconto un attimo un pezzo della mia vita, anche se mi interessa poco. Vi ho fatto un ordine online di una cosa del congelatore per casa. Indovinate cosa è successo? Ovviamente, ovviamente è successo un casino con eccolo qua, grazie, questo qua. Con questo lockdown hanno chiuso tutto e mi hanno detto che l'ordine ovviamente non fanno delivery. Ovviamente. Quindi adesso devo annullare l'ordine. Devo rifare l'ordine. Casini, casini. E forse ce lo consegnano a casa. Cioè, o meglio, non è che me lo consegnano. Avevo fatto il ritiro in negozio e non lo posso più fare. Perché ovviamente hanno fatto il lockdown. È meraviglioso. Meraviglioso. Quindi, ragazzi, adesso ora dovrebbe arrivare. Andrea, adesso vediamo. Dimmi quando ci sei. Che qua ti aspettano, pare. Ho avvertito Andrea che non ci siamo. Adesso quando si libera, so che era in una call prima di questa cosa, vediamo. Frattempo, se avete delle domande, se no scrivo 5 minuti di codice, ma mi sembra un po'. Ma sì, dai, apriamo Visual Studio, chi se ne frega. Poi quando arriva Andrea. Arriva Andrea. Uffica. Alcuni live. Mi ha detto. Che ti conosco. Ha detto chi è che mi aspetta? Conosco Andrea io, esatto. Infatti, ma. No, no, io mi fate le domande, io le segno e poi con tutti i contatti che ho giro domanda a chi vi risponde. E poi vi chiama direttamente Andrea Giunta che vi proprio una call one to one e via. Il progetto di Teams lo stavo portando avanti, vale? Mentre questi giorni qua, il problema è che aspetta. E questi giorni qua, col fatto che è successo casino anche qua in tutta la Germania, che okay, anche al lavoro mi hanno tartassato perché c'è stata richiesta anche qua della stessa cosa. Quindi devo fare la stessa cosa anche qua. Quindi il progetto lo sto portando avanti assolutamente perché tanto c'è sempre bisogno. Anzi, sono rimasto un po' indietro e mi dispiace anche un po' per Luca. Ma purtroppo anche qua c'è stata questa emergenza e anch'io ovviamente lavoravo, sto lavorando metà giornata per gestire questa cosa qua del virus qua perché con tutti i problemi che possono essere, cioè che possono venire in mente anche con clienti, no? Appuntamenti saltati, clienti che non sanno come connettersi con i file, hanno tutti questi problemi, più le scuole, tutto. Stessa roba che in Italia, uno pensa, onestamente pensavo che qua fossero qua Svizzera, parlo Germania, Austria, sono dove lavoriamo noi, no? Fossero un po' più pronti questa cosa qua, invece no, siamo nella stessa situazione che in Italia. Le scuole che mandano i file via WhatsApp e così via. Quindi c'è stato. Ho finito i minuti e te li regaliamo. Ti facciamo con le donazioni che ricevo su Twitch, ti rimando poi i soldi se vuoi. Allora, Andrea ha detto che mi scrive fra 5 minuti. WhatsApp è tanta roba. Ah, ovviamente. Mi raccomando, eh. Oggi serve stasera, mi sa che devo lavorare un po' di più.
Ah, se vi interessa, tra l'altro ho messo su LinkedIn, visto ora qua siamo tutte persone che magari non ci interessa un tubo, ma ho messo su LinkedIn un link che adesso ovviamente non troverò mai più. Devo aprire Chrome, quindi il mio PC adesso morirà, credo. Vi metto qua un link di LinkedIn. €150, ma non è vero. Ciao Dezimo. Il link è questo. In cui faccio questo qua, scompilato il form che ho messo lì sopra LinkedIn, impostato LinkedIn, trovate un form in cui faccio una sessione one to one con chi ha bisogno di configurare Teams o capire alcune cose che funzionano meglio su Teams. Se volete, insomma, potete inviarmi quel form. E settimana prossima ne faremo un altro con un'altra società in Italia, quindi Expert Insider lavora insieme a un'altra società. Adesso non posso ancora dirlo perché non è ancora ufficiale, ma per fare la stessa cosa a un settore specifico. Quindi ci aspettiamo un bel po' di centinaia di persone. Ormai vivo davanti a una webcam, ormai questo è un dato di fatto. Vivo davanti a una webcam, parlo con la webcam. A volte mi sembra di essere cretino a parlare a un coso così. Non so se avete visto Lost in Space, la serie TV, lui che parla con robot e parla veramente a una webcam, ma a volte quando guardavo, diciamo, Lost in Space mi sentivo uguale. Di che sei suo figlio. Te l'ho condiviso, bella bella Diablo, grazie. Ho condiviso anche internamente se volete, mi fa piacere. Ovviamente cosa che facciamo è gratuita, un'ora, quello che è il tempo che serve. Sono figlio di Andrea. Ah, sei figlio di Andrea, mitico. Che eri già su Twitch, immagino. Cioè, Twitch lo usavi per i cavoli tuoi per guardare la gente che giocava e poi hai detto. Quando babbo ti ha detto, sai che vado su Twitch, hai detto, ma che ti metti a giocare a COD Warzone, no? Non ci credevi? È andata così, se ridi vuol dire che è andata così. Ma spero che funzioni la cosa di Skype, cioè funziona, l'ho già usata, però avremo, ripeto, un attimo in cui vedrete cose brutte sullo schermo, ma penso possiate capire, insomma. Tanto è ancora collegato Gesù Pastore, perché secondo me è importante. No, è uscito, vedete, è arrivato, ha messo il follow ed è andato. No, perché Gesù Pastore e Dezimo, secondo me stava bene come cosa. Covid Zombie Apocalypse, esatto. Nel frattempo, mentre aspettiamo Andrea, inizio a condividere. Credo che si veda. Sì, si vede. Perfetto. Questo qua, mentre aspettiamo Andrea, ve lo racconto un attimo così. È il report che ha fatto, che sta facendo Andrea, no? È figo perché sono 31 pagine di report in cui ci ha analizzato qualsiasi cosa, praticamente del Covid. E i dati in realtà non è che sono dati incredibili, chissà da dove li prende, sono i dati quelli pubblici, sono ovviamente presi, importati, filtrati. Poi lo spiegherà meglio Andrea perché io non so bene questo qua, come si fa dietro le quinte, diciamo, vero e proprio, non lo so davvero. Quindi, ciao Davide, quindi ci spiegherà un po' cosa succede dietro le quinte, però i dati sono quelli pubblici che trovate. Poi all'inizio del report sono tutti i link che riportano da dove ha preso alla fonte dei dati, e sono comunque, tra virgolette, open source. Quelli italiani sono direttamente in GitHub addirittura. Trovate tutti i link, no? È interessante perché a volte i report che fanno vedere adesso, oppure quella mappa classica che tutti ormai conosciamo, ti fa vedere tre cose. Qua ti fa vedere anche un'analisi Europa versus mondo, e ci sono, diciamo, tante cose, no?
E tutto questo è stato fatto con Power BI, no? Quindi uno strumento che in realtà non c'è da scrivere codice per capirsi, ma c'è solo da impostare le fonti dati e così via. Quindi adesso con Andrea vedremo come ha fatto a farlo. Tanto sono numeri impressionanti. A guardarli così poi tutti insieme fanno proprio impressione, ancora devono arrivare. Switzerland, eccola qua, eccomi. Ci sono presente 2200 a ieri, se lo sapevo. Ma sono destinati ovviamente a salire perché qua se ne sono accorti dopo che c'era questo problema. Ah, c'è il corona? Figurati, non me ne ero accorto. Eccolo qua. Chi è che ha messo il follow? Dezimo, grande. Qua ho anche i rumori. Di là, nella scappata io non c'avevo rumori. Se faccio così riparte la prima pagina, credo. Grazie per il follow a tutte e due. Se avete Twitch Prime, cioè scusate, se avete Amazon Prime potete fare il subscribe anche al canale, non spendete niente perché è incluso dentro alla Amazon Prime, se volete. Andrea è svenuto intanto. Sì, se mettete cioè, fate il subscribe, vedete, non me ne frega niente dei soldi perché non prendo niente, perché sono solo un misero affiliate di Twitch, ma potete diventare founder del canale, avete l'iconcina più figa e così via. Poi adesso che ho ricominciato un po' più in modo frequente a rifarlo, e in futuro lo farò ancora, soprattutto nei prossimi giorni, visto che c'è questo cavolo di virus, tutti chiusi in casa, lavorare. Per passare anche un po' di tempo insieme. Ok. Allora, ok, mentre aspettiamo Andrea prima di cambiare titolo alla live. Ok, fammi vedere dove ero arrivato l'altra volta. L'altra volta eravamo arrivati a un problema che c'era su Teams, che era quello che non mi aggiornava i settings. In realtà c'è ancora, non sono riuscito a risolverlo neanche dopo. Adesso proviamo a vedere ancora come cosa può essere, perché ancora non l'ho capito, quindi facciamo login. Ma guarda, neanche io, Matti, ci capisco niente, però mi do delle arie, scarico il codice di altri, lo lancio, faccio un po' di copia e incolla, vado su Stack Overflow, cerco soluzioni. Ci sono, ragazzi, avete visto che è arrivato Andrea? Ci sono, quindi aspettate un attimo. Allora, provo a chiamarti. Vediamo cosa succede. Allora, nell'ordine, stacco un attimo la musica. Ripeto, adesso avrete un momento forse in cui ci sarà un po' di casino. Mi metto in big picture, ok? Non mettermi ancora live, ti stanno già leggendo, ti stanno già leggendo. E forse ti sentono. Vediamo. Allora, vado. Eccolo. Ciao Andrea. Allora, loro credo che ti sentano. Ciao Manu, ciao a tutti. Lo sentite Andrea? Credo di sì. Così, Aspetta. tipo caramba, che sorpresa. Sì, così all'inizio, così, senza paura. Ti salutano un po' di persone, non so se vai sul mio canale Twitch, mi sa che vedi, e togli l'audio, almeno vedi cosa ti scrivono sulla destra. C'è la Ah, chat. ok. Ma è vero che c'è tuo figlio live, che ci sta guardando? Credo di sì, Sì, credo. infatti gliel'ho detto prima. Ciao papi, infatti ha scritto quando io ho detto se è vero che sei suo figlio e gli ha detto che detto, quando ha detto guarda che vado live, ha detto non ci credeva, ha detto mio babbo su Twitch cosa ci fa? Ha detto no, è una roba da Roba da nerd. una roba da gamer, ti smetterà a giocare, oddio.
Hai più successo, Ste, come giocatore professionista o come esperto di database? No, io non gioco, quindi questo è il problema. Allora, se vuoi, metti la webcam o no? Non lo so. Dimmi te. Sì. Così provo a condividertela. Ma che bello. Che bel ragazzo. Guarda lì. Ti ricordavo bello, ma non così. Aspetta che provo a condividere. Faccio così. Arrivo, perché non è semplice fare la... Eccolo qua. Guarda bello, questo è grosso dietro. Ti lascio così, ti lascio, che sei bello così dietro. Questo è Andrea. Questo è Andrea Benedetti. Ah, No, come ho detto prima, ragazzi, ho già sono anticipato. troppo enorme. È troppo enorme, ti metto più piccolo. Non ti piace essere enorme? Senti. Così. Ti lascio qui nel mezzo così. In un angoletto. Così. E poi dopo ti allargo quando magari condividi lo schermo, no? Va bene. Allora, come ho anticipato prima, agli altri che erano qua, Andrea è quello che ha fatto quel report che vi ho fatto vedere prima, che in realtà credo che non ti aspettassi nemmeno te che tutti iniziassero a guardarlo e ti facessero complimenti quando l'hai iniziato. L'hai fatto per, immagino, diciamo che lo spirito community ti è rimasto dentro. Ma quello è nel DNA, dai, Manu. Quello Esatto, e quindi hai detto faccio... Rimetti la webcam a schermo intero così ti vedono meglio. Ce la fai? Se riclicchi sulla webcam. condividendo lo schermo, io, giusto? Sì. Allora Mi vedi? Ok. aspetta, allargo semplicemente quello, dai. Vai, lascialo così, va bene. Quindi, come dicevo, Andrea non si aspettava, credo, tutto questo trambusto che c'è stato dietro a quel report, perché alla fine hanno iniziato a condividere tutto, complimenti, e ho visto che, tra l'altro, oggi, da tipo 18 pagine, io l'ho visto la prima volta che era 18 pagine, adesso è 31. Ce n'ho 31, sì. Esatto, e i dati sono sempre gli stessi, immagino, nel senso che sei partito dalla stessa fonte dati e piano piano hai cambiato... Sì, ma guarda, l'idea è stata una settimana fa ormai, sabato scorso, no? È Sì. stato quello di vedere un po' troppa roba strana, in un certo senso, in giro. E allora l'idea è stata quella, ok, vado alle fonti dati e ci arrivo da solo a costruire Ci penso io. delle sì, no? Cioè che raccontino veramente il fenomeno e cosa sta succedendo in Italia e nel mondo. Perché poi alla fine, come a volte dicono, i dati sono interpretabili fino a un certo punto, Certo. no? In un evento come questo il rischio è quello che ti prenda un po' il cuore, no? La Certo. paura, un po'... Invece se tu leggi un numero, quello è, appunto. Se tu leggi che il contagio cresce del 20% tutti i giorni, quello è. Sì, Non puoi... che poi alla fine è Sono altri... quello che è successo un po' a tutti. La gente in realtà non leggeva neanche più i numeri molto probabilmente. Diceva cose a caso. Diceva, dicendo numeri a caso, sì, è quello che è successo, assolutamente. Sì, corretto, corretto. Quindi sì. Infatti, guarda, il report l'ha fatto vedere infatti a persone anche che, diciamo, che sapevano, diciamo, che erano coscienti del fatto che ci fosse un problema, diciamo così, ma Questo. questo, esatto, anche i numeri che dicevano, diciamo, ora fammi svenire, ma al telegiornale, no, così, si sono accorti che non erano quelli. E Esatto. quindi hanno detto, ah, cavolo, quindi forse è peggio di quello che pensavo. Quindi quello che ho detto che si aspettano... Oggi è un po', diciamo, questa chiacchierata, ovviamente non è un corso su Power BI, ovviamente, ma so Sì, che io ci non sono racconti un po'. preparato niente. No, infatti è giusto così, qui tutto live. È giusto che ci racconti un po' qual è stato il tuo iter da dire. Questi sono i dati, ho fatto così a fare questo report. Questo è un Sì. po'. No, chiaro, chiaro. Quindi il tuo Ma schermo lo allora, vedono? Vai. sì, diciamo che un po' come dicevi tu, la cosa è nata quasi per scherzo, no? Sabato scorso, visto che tanto non si poteva uscire, anziché andare a bere una birra con gli amici, prendi il tuo Surface, finisci su GitHub, qua, e trovi che l'Università del Maryland, Johns Hopkins, ha rilasciato sotto forma pubblica su questo repo i dati di quelle che sono le epidemie in termini di confermati, deceduti e recuperati.
vedere Sì, tra quello che sta l'altro, io succedendo. quando ho pensato a questa cosa, tra l'altro, che hanno rilasciato così, open source, diciamo così, poi alla fine è open source, all'inizio ho detto, cavolo, anni fa non avrebbero mai fatto una cosa del genere, no? Perché adesso ormai l'open source è diventato una roba, non solo, diciamo, roba nostra di sviluppo, diciamo così, o dati, ma è diventata anche proprio, anche, diciamo, chi fa scienza, chi fa fisica, Sì. ok? Pubblica ormai tutto perché si sono accorti che, senti, pubblicando roba non è che ti rubano le informazioni, anzi, magari ti aiutano, come hai fatto te. Quindi Esatto, sono rimasto esatto. anch'io stupito da questa cosa, onestamente. Anche in Italia, perché non sminuiamo neanche quello che fa. Anche gli italiani lo stanno pubblicando. Non so come No, sono. Come sono. infatti ti raccontavo, no? La cosa interessante è, vabbè, io sono partito prima Certo. da questo dataset. Questo in formato RAW raggiungibile e gratuitamente, insomma, disponibile per chiunque, dove ci sono una serie di attributi sicuramente molto, molto utili, ma la cosa più interessante è il lavoro straordinario che sta facendo Protezione Civile, cioè anche Protezione Civile, tra l'altro credo che sia EMA la prima volta in Italia, rilascia giornalmente, Ah, sì. diciamo tra le 18 e le 19, quindi un po' dopo diciamo la conferenza stampa, no? Che viene fatta dal direttore della Sì. Protezione Civile alla stampa, al pubblico, rilasciano il set in termini provinciali, regionali e nazionali di quelli che sono gli andamenti, quelli che sono raccolti qua, e Sì. quindi anche l'Italia, diciamo, ha messo a disposizione tutti quelli che sono i dati, no? Quindi partendo da questi set, quasi per scherzo, nel giro di 3 ore ho fatto fuori i primi 8 report e li ho messi pubblici live con quelle che sono le funzionalità di Power BI. Ora, non è questa chiacchiera una marchetta a un prodotto, sia No, 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 chiaro. no, 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 L'idea è quella di, come dire, condividere un approccio che è poi quello che faccio, tu lo sai da anni, no? Da sì. quando ci conosciamo, che lo faccio tipicamente nel mio lavoro. Il mio lavoro è quello di prendere dei dati e trasformarli in un valore. Allora, questa cosa non è una L'idea. marchetta, è semplicemente appunto raccontare un percorso. Potevi averlo fatto anche con un coso, per me, come si chiama quello di. Dio, c'è un altro prodotto che usavo in passato, Oracle, non mi ricordo come si chiama. Sì. Quello lì, hai capito? Insomma, che fa la stessa roba. Stessa roba, no, non è meglio Scusa. Power BI. Però, questo è mio. Però, nel senso, non è un discorso di tecnologia, è un discorso Esatto. generico. Sì. Messi a disposizione su questo URL, h.ms/covid-report, Sì, già condiviso quello. Si arriva a questa pagina web che, come dicevi tu prima, oggi sono 31 report, no? Che sono report, diciamo, internazionali per vedere che cosa succede un po' nel mondo. Ci sono dei report che sono specifici per delle country. Tra l'altro, ad oggi non sono ancora riuscito a trovare, direi che non esistono, dei report come facciamo noi in Italia, per esempio, sulla situazione spagnola, piuttosto che tedesca, piuttosto che francese, non ci sono. Ci sono dei dashboard un po' riepilogativi, ma è difficile usarli come fonti dati, e poi ci sono una serie di report specifici per l'Italia, e la maggior parte evidentemente, no? Questo per darti un'idea, quello che vedi è un esempio di quella che è un report, una Sì. dashboard, diciamo dei casi italiani, con una serie di informazioni, no? Al di là di vedere una dashboard iniziale, tu puoi, quasi su tutti i report, puoi andare a fare un filtro per un gruppo di regioni, per esempio, per vedere com'è l'andamento del gruppo di regione del nord-ovest, piuttosto che del nord-est, piuttosto che il sud, con una curva che, ahimè, sta salendo un po' troppo. Il sud, Puoi sì. fare un filtro per una specifica nazione, scusami, regione, per vedere come vanno i numeri, piuttosto che una singola città. E qui quello che hai, diciamo, sulla prima. Hai quelli che sono un po' i contatori principali che poi Protezione Civile dà tutti i giorni rispetto al numero dei nuovi contagi, chi ahimè è deceduto, i guariti, e anche quella che è la top 5 delle città con i contagi più numerosi. Certo. Da ieri, tra l'altro, Milano è salita in terza posizione, un po' come ci si aspettava, vista la curva dei contagi. L'idea mia comunque in questo progetto è, come dire, dare, come dicevo prima, no? Una visione non Vera. sentimentale del dato, Sì. senza dare troppe elaborazioni, cioè questi sono i dati e questi devono essere presentati così, no? Da qui puoi vedere, per esempio, quelle che sono
i trend, vedere in che direzione stiamo andando. Ieri, per esempio, è stato molto bello vedere questa differenza rispetto ai nuovi positivi. Se tu vedi l'istogramma Sì, blu, scende. è più basso, meno male. Dopo 2 giorni in cui abbiamo più o meno 2.800 nuovi positivi, ieri il 16-2004. Quello bello, fa sicuramente piacere, è un trend che speriamo continui anche oggi e lo vedremo Certo. Alle dopo le 6. 18. Esatto. Qui hai una serie di dettagli ulteriori che per esempio fanno vedere al di là dei numeri, in termini di persone, hai un'ottica percentuale, no? Che potrebbe dire poco, nel senso che ieri, con i dati di ieri, 16 marzo, Valle d'Aosta e Calabria sono cresciute del 300%, Teramo e Biella sono cresciuti a una 900. rapidità enorme. In realtà possono spaventare, però sono percentuali, no? Sono chiaro, sì. Beh, Teramo 900%, ma in realtà sono passati da 1 a 9 casi. Quindi, che comunque è tanto, perché se hanno questo trend poi nei prossimi giorni, da 9 passano a 9 per 9 praticamente, 81, giusto? Sì. esatto. Quello diventa il Quindi, delirio, no? Quindi, però questo ti dà un'ottica, insomma, ti fa un po' capire che cosa succede. Al momento, se tu guardi i casi percentuali, non c'è ancora, non c'è, speriamo non ci sia quell'onda al sud che qualche giornale, qualche televisione, si aspettava, no? Diceva dopo quella, chiamiamola fuga. Sì. Di persone che da Milano sono tornate al sud, sono tornate a casa, insomma. Ad oggi i numeri sembra che non riflettano questa situazione, quindi Speriamo che nei prossimi giorni sia uguale. Sì. sì, questo speriamo. In realtà il lavoro che ho fatto poi è molto semplice di per sé, no? Perché dietro le quinte c'è Beh, un semplice file per per te che lo fai, perché io Power no. BI ho provato ad aprire una volta, è peggio di Visual Studio se uno. No, d'accordo, cioè il tema è allora, questo che vedi sulla pagina è diciamo quello che arriva ai visitatori, no? Chi guarda i Certo. report. Dietro in realtà c'è un modello dati che è composto da una serie di entità che sono poi contenitori, no? Delle informazioni che arrivano dalle varie fonti date, no? Perché Giusto questa è la per parte difficile, almeno da quello che ho sempre sentito dire anche al lavoro, è questa in realtà, cioè crearsi questo contenitore, no? Perché poi il Sì, resto, non che sia facile, per modo di dire, non sto sminuendo niente, no, però se hai questa base dati qua, dopo ti puoi divertire, tra virgolette, al di là che il tema adesso non è divertente, ma se al posto di questo ci fossero stati dati di vendita di un'azienda, in realtà assolutamente. sarebbe stata la stessa cosa, anzi penso che per lavoro tu faccia più quello, ho detto Sì, dati di sì, sì. vendita, ma può essere qualsiasi altra cosa, insomma, quindi è quella l'importanza, Assolutamente. secondo me, per quello volevo tu fossi qua te oggi, perché per parlare sì, ovviamente, di cosa del virus, perché è un bell'esempio di un qualcosa di, diciamo, che la gente può toccare con mano, no? Perché a volte ti fa vedere il report, ti parlo del mio lavoro, ma credo che anche nel tuo sia uguale, ti fa vedere quel report lì e però la gente, finché non lo tocca con la mano, non si rende conto di quello che stai facendo vedere. Siccome adesso questo argomento qua è un argomento che tutti conoscono e sanno più o meno i numeri, allora dice, ah, figo sto report, è più Ti toccabile. do ragione, ti do ragione. Infatti, il punto sostanziale quando io racconto un po' questa tecnologia, in questo caso stiamo parlando di Power BI, il tema è che quella non è una tecnologia di presentazione, no? Di reportistica, cioè non solo. Il valore vero di quella tecnologia è quello che è dietro le quinte, è quello che tu non vedi, cioè tu parti da un dato grezzo come questo, no? Da un file Sì. CSV stupido a piacere, dove hai una serie di attributi che ti dice quando è successa una cosa, in che regione, il numero dei ricoverati, chi è in terapia intensiva, i totali ospedali, cioè è un numero stupido e Sì. fermo lì, no? Il vantaggio interessante qual è? È quello di partire da quella sorgente dati web e arrivare, quella era la Italy Region, quindi siamo qui. Quindi noi partiamo da una sorgente dati che è quell'URL che tu hai visto poco fa e ti dà questo risultato, no? Quindi da questo risultato grezzo tu cominci a fare una serie di azioni che è la costruzione dell'entità che poi andrà Certo.
entrare, diciamo, farà parte poi del modello dati che tu vuoi creare, no? Quindi ci sono una serie di step che tu vedi qua sulla destra che ti consentono di iniziare a modellare piano piano questo oggetto, no? Quindi definisci quali sono i nomi delle colonne, definisci la tipizzazione degli oggetti in modo tale che un attributo, se numerico, possa essere sommato, calcolato, e quant'altro. Vai a fare delle rinomine e quant'altro, fino ad arrivare a un set, diciamo, pulito che poi tu importi nel modello. Una volta che tu lo importi nel modello, arrivi a un oggetto che è questo, che vedi Sì. ha delle iconcine che sono un po' diverse tra di loro, no? Certo. Ci sono delle iconcine che hanno questo segno di sommatoria, Sì. tipo codice regione, perché codice regione è un numerico, Quindi lui quindi pensa che sia un numero, sì. lo strumento dice, ok, siccome questo è un numero su questo Sì. attributo, tu puoi farci una serie di elaborazioni, È no? molto Excel-like, questo fammi È molto passami Excel-like, sto sì. termine. È molto Excel-like, no? Ma la cosa interessante è qual è che tu poi puoi costruire delle colonne calcolate, per esempio, cominci ad arricchire il tuo set definendo che vuoi una colonna calcolata relativa al numero dei deceduti giornalieri, che se tu vedi qua in alto è dato da una formula tipo Excel, dove hai il nome della colonna uguale e poi la formula. La formula è data da, in questo caso evidentemente, un attributo meno un Certo. altro attributo. E qui comincia a essere divertente, perché se tu immagini Protezione Civile sul dato di oggi non ti dà il numero dei deceduti di ieri, però Certo. ce l'hai nel tuo set, quindi te lo vai a calcolare sulla stessa riga, in modo tale che poi puoi sulla riga farti una serie di elaborazione per dire: allora la differenza è oggi Ah, meno capito. ieri, entrambi gli attributi e ottengo il risultato. Se io ti clicco su deceduti R-1, vedi che la formula DAX, che è il linguaggio che viene utilizzato da Sì. Power BI, è molto più complessa. C'è un calcolo che viene fatto sulla riga, deve trovare rispetto alla riga di analisi qual è la sua riga precedente, prendere quell'elemento, portarlo sopra e poi da lì ci puoi fare elaborazioni, no? Quindi, man mano che tu costruisci, come dire, formule sempre più complesse, vai ad arricchire in maniera sempre più ricca quello che è la tua entità, i tuoi Certo. dati. Questa che ha questa iconcina di una calcolatrice è una misura, e a differenza, diciamo, di una colonna calcolata, è anch'esso un calcolo che però varia automaticamente al variare, come dire, del tuo angolo di osservazione, cioè la tua percentuale di incremento dei casi, tu la puoi vedere per provincia, la puoi vedere per regione, se l'avessi la potessi vedere per fascia di età, per fascia di reddito, per tipologia di lavoro, cioè qualsiasi attributo tu vai a mettere in gioco, no? E quindi il fatto di costruire delle misure calcolate ti mette in questo motore analitico nella condizione di fare sostanzialmente qualsiasi Certo. ragionamento tu voglia ottenere, no? E poi riesci a ottenere delle elaborazioni. Ti vado a prendere la region, per esempio. No, forse la city è un po' più chiara. Okay? Al di là della bellezza del grafico, che Sì, non è il mio beh, obiettivo. Il mio certo. obiettivo era rendere una cosa, come dire, vendibile, no? Sì. Era fare una cosa utile, che sono due cose spesso diverse. La voglia. Il concetto è: tu hai un visual qua dentro, vedi che fa riferimento a questa entità all'interno di Italy Province, tu hai, diciamo, gli elementi, gli attributi di analisi che compongono la visualizzazione di questo visual, no? E la cosa interessante è che poi i filtri funzionano automaticamente, cioè siccome tu hai delle province che sono legate a delle regioni, che sono legate a dei gruppi regione, nel momento in cui tu vai a selezionare un gruppo regione, hai un filtro che si propaga sulle entità relazionate, e quindi siccome clicchi su nord-ovest, le regioni selezionabili sono solo quelle che appartengono a quel gruppo, quindi quelle quattro, e poi viceversa tu troverai tutte le altre città, no? Quindi scelgo Lombardia e vedo soltanto queste, Certo. scelgo
Liguria ed è soltanto le Non è mica altre. poco perché, guarda, ti parlo da dev, fare una dashboard uguale, metti anche con le colonne fisse, nel senso non tutto dinamico così, cioè meno di una settimana non ce la mette, fa una roba del genere. Quindi invece te con, diciamo, con tre click, ripeto, non è per sminuire, ma per far capire che non c'è dietro, come ho detto all'inizio, righe di Sono codice. È roba che tiri sì. fuori con la UI, quello intendo, al di là del DAX che devi scrivere, per amor di Dio, quello è pur sempre un minimo da qualche Che parte, devi quello può scrivere. anche Come? sì, tu il modello cioè può arrivare anche dopo il DAX, no? Lo puoi arricchire Ah, nel certo, tempo anche sì. ti vengono mentre, quindi però la prima, diciamo, il primo deploy, come diciamo noi, è stato fatto in 3 ore. Quindi Sì. i primi 8 report sono stati fatti in 3 ore. Il vantaggio delle 3 ore in realtà dipende dall'avere a disposizione la fonte dati certificata, cioè una grossa parte del lavoro la fa Protezione Civile, cioè Protezione Civile ti mette il tuo set di dati certificato, sai che lo troverai così, sai com'è Certo. fatto e quindi hai già, come dire, fatto fuori una delle complessità più grandi di un progetto di Ah, sì. analytics. Ah, quello assolutamente. Tra l'altro posso essere stupito in modo positivo da questa cosa da parte dell'Italia per una volta? Perché No, anch'io. onestamente, ti dico onestamente, non mi aspettavo una cosa del genere, che avessero, diciamo, questi dati così, tratti tutti i giorni alla stessa ora. Cioè, se ci Sì. pensi, per noi italiani è una cosa, ci rido, ma è una disgrazia a volte, perché a volte per avere queste cose che nelle aziende, te che lavori con le aziende lo sai, non ce l'hanno questo No, dettaglio di dati. Cioè. è assolutamente così, sono assolutamente d'accordo e sono rimasto perfettamente stupito come te, cioè mai mi sarei aspettato Una di struttura trovare così, con il file README su GitHub, cioè, perché hanno lavorato una vita per tipo Open Data, come si chiama? Come la, in Sì. realtà, diciamo, se guardi i dataset, li conosci sicuramente meglio di me, io ho provato a lavorarci qualche volta, sono assolutamente ingestibili rispetto a questo. Quindi quando l'ho visto la prima volta ho detto, ma come hanno fatto, no? Mi sono stupito. E gli altri Sì. Sì. stati, per una volta, non ce Sono l'hanno. dietro. No. Non ce l'hanno, cioè. Non ce O l'hanno. perlomeno non ce l'hanno così, perché come dicevi te, prima Spagna, Francia, ma anche la No, Germania. Che... infatti il vantaggio grosso che abbiamo su questa, diciamo, epidemia è sfruttare questo lavoro altrettanto straordinario di questa università americana che si preoccupa lei, no? Di andare a fare un Certo. ingestion da n sorgenti dati differenti, no? E questo ti dà, come dire, ti mette nella possibilità, perdonami se passo da una parte No, 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 all'altra, no? fai bene. Però ti dà la possibilità, per esempio, di vedere questo, grazie a quei dati lì. Certo. Questa è la situazione alle 8 di mattina di ieri, 8 di mattina US, direi, Sì. dei dati, no? Ti fa vedere, per esempio, io non mi ricordo più dov'è questa, cioè, no, sono talmente tanti report che volevo E farti adesso sono vedere, questa. troppi. Certo. Sì, questa è la situazione US, questa è la situazione UK. Intensives. Ok, questa ti fa vedere che c'è un casino in atto. Cioè sono 4 giorni che abbiamo delle botte di contagio worldwide che sono pazzesche. Infatti se tu guardi la curva ha preso su un'impennata stratosferica. Eh sì, ma guarda, io ti parlo da uno che abita in Svizzera. Qua, come ho detto prima all'inizio live, se ne sono accorti ora che c'è questa cosa. Quindi è per quello che c'è anche un'impennata, perché hanno iniziato adesso a capire dei tamponi che devono farli e hanno iniziato a farli. Quindi, e non solo qua, perché hanno iniziato così a farli in Germania, in Questa è Francia. la tua Esatto, curva questi sì. E sugli svizzeri. Che già vedi? adesso, così dopo di così, anche se non c'è niente questa roba, sono già collassati con questi numeri qua, perché non sono abituati a certe cose. Pensa a te. Bisogna stare attenti. Sì, io quello che un po' mi aspettavo, non da tecnico ma da cittadino, è che gli errori commessi da altre country, tipo noi, potessero essere di esempio per gli altri, no? Invece no. Invece non è così. Se tu guardi, questa è la flessione che ha avuto la Cina, che praticamente ha una curva molto piatta Certo. da, eccoci qua, dal 2, dal 3 marzo, i contagi sono veramente pochi e la linea verde dei recuperati, dei guariti sale molto bene. Questa è la curva dell'Italia che ha avuto un tiro Sì. pazzesco, ma
Se guardi le nazioni europee, la Spagna, la Germania, Francia, cioè le curve sono molto ripide, no? Sì, e la Questo. Germania non ti sta dando i dati veri, eh? Te lo dico per certo perché io li conosco bene perché ci lavoro tutti i giorni, ho colleghi lì, non ti sta dando veri perché l'hanno tenuto nascosto fino a ieri l'altro. Questa è la mia opinione personale, ma Sì, non mi esprimo, no? Non posso saperlo, io posso basarmi sui sì. dati, questi No, sono i dati che appunto arrivano. dico, quindi Quindi. non è nemmeno vera. Nonostante sia ripida, non è nemmeno vera, quindi pensate. Sì, quindi come dicevo te, l'Italia questa volta qua è stata pioniera, è stata, e secondo me l'abbiamo risolta molto meglio del previsto rispetto ad altri. La stiamo risolvendo bene, ci stiamo muovendo bene, secondo me. Sì. Le misure sono stringenti e rompono le scatole, però. Non c'è no, no, non c'è altra soluzione. Quello è. Aspetta, Se vuoi, mi Manu. dicono che si sente l'audio male. Aspetta un attimo che provo. Ora Il perfetto. No, ok, è mio. stato un momento. Ok, vai, vai, scusami. Dicevo, se vuoi, facciamo una roba da zero. Ah, sì, come. Giusto per fare. In 10 minuti facciamo il primo report. Giusto per fare Sì. loro 18 robe aperte sulla macchina, vediamo se regge. Proviamo a fare questo ragionamento qua. Se ti va, prendiamo il set dei dati della regione. Vedi, Protezione Civile rilascia un file CSV tutti i giorni dal 24 di febbraio e poi rilascia un cumulato nel quale, diciamo, giornalmente vanno a fare l'append, Ah, ok, di no? tutti. Sì. Dell'ultimo giorno, che anche questo, lasciami dire. È un bel vantaggio per noi, perché altrimenti tu dovresti Scorderteli tutti. gestire l'ingestione di tutti i file tutte le volte, no? In questo modo invece loro ti danno, come dire, la pappa pronta, no? Già pronta, no? Questo è il RAW da cui partiamo. L'idea è questa qui, quindi. Dicevamo prima, Eman, non è un corso di Power BI, cioè facciamo vedere un Cioè, paio sì, no, di infatti, assolutamente. ragionamenti, no? Io utilizzo Power BI Desktop, che è la versione free, gratuita, veramente scaricabile, utilizzabile sulle proprie macchine, non ha limitazioni di funzionalità, la versione gratuita ha tutto. Quello che tu non puoi fare con la versione free e basta è condividere il lavoro, Quindi li no? puoi Però usare poi solo il locale, diciamo, cioè. puoi usare sul tuo locale, no? La cosa interessante è che tu potresti fare tutto, poi ti salvi il tuo file, me lo mandi per email, io ho gli stessi dati, perché Ah, i dati certo. vengono ingestiti direttamente nel file, perché dietro c'è il modello dati, no? Quindi quello che voglio fare è andare a prendere dei dati, scelgo quella che è la sorgente dati, in questo caso è una sorgente web, quindi quello che mi chiede il sistema è ok, dove? Questo è l'URL dove risiedono i miei dati, quindi mi copio l'URL e vado ad inserire premo. Non gli piace cosa. Ecco, scusa, non so cosa ho inserito. No, ma tanto Ok. live coding è bello per quello. Se non funziona Sì. niente, la gente, anzi, se funziona, la gente si stupisce, quindi vai tranquillo. Quello che tu vedi è la preview del dato ed è molto interessante perché tu potresti caricarla così com'è, cosa che io sconsiglio sempre. Perché consiglio di passare, diciamo, dalla parte di trasformazione del dato, perché tipicamente la sorgente che tu ingesti deve essere in qualche modo modificata, arricchita, trasformata Sì. secondo quelle che sono le tue esigenze, no? Quindi quando vai a trasformare il dato, tu ottieni, diciamo, quello che ti sta arrivando in pancia. Lui ha già capito che la prima colonna è un oggetto di tipo DateTime e magari non ti piace la parte time. E allora puoi andare a fare delle modifiche di dato per trasformarlo solo in un date, ok? E lo inserisci. Adesso capiamo gli errori. Sì, va bene. Si è fatto già lui delle elaborazioni, scusami. Ok, change that. Lo trasformo in data. Non mi piace oggi. Oh, ci sta. Ma sì, lasciamo stare lì un attimo.
Tanto questa parte di Transform, ovviamente in versione ridotta c'è anche su Excel, l'hanno messa, è uguale, quando importi i dati Sì. è la stessa, quindi se non per dire che Excel è bello, ma sto dicendo che magari uno è già abituato a questa parte, dico a quella parte lì, quello, se uno lavora un attimo con Excel 10 minuti. Corretto. Trasformato in data, intanto gli do un nome a questo set che chiamiamo Italy Regions. Lo stato magari non mi serve visto che lavoriamo solo sui dati italiani, lo rimuovo. Codice regione può servire come no, longitudine e latitudine lascio lì. Le altre colonne ricoverati, eccetera, eccetera, per me sono tutte colonne numeriche e intere, non decimali, quindi vado a definire che sono delle colonne numeriche. Ok, ci sono anche questi, messi guariti, tamponi. Ok, supponi che diciamo la nostra elaborazione sia più o meno finita, close apply. Quello che succede dietro le quinte è l'ingestion di tutte le righe che appartengono a quella sorgente dati con una struttura che è quella che abbiamo appena fatto. Quindi se tu vai a vedere il modello dati, il modello in questo momento contiene evidentemente solo un'unica Ah, tabella guarda, che tu hai. ricorda Access questo, guarda, è uguale. Access non si può più dire. Allora, scusa. Okay. E questi sono i tuoi dati, diciamo, che puoi vedere. Okay. Quello che tu potessi già fare è banalmente questo, tu potresti andare a prendere la denominazione della regione. Ecco, non abbiamo fatto un rinomino delle colonne che io Sì, faccio vabbè, sempre. tanto è. Ok. Come detto, te non è un corso, è solo per far capire il perché in 3 ore hai tirato fuori quella roba. Esatto, quella è la regione che voglio trasformare in un filtro. Vedi, sulle visualizzazioni lo cambio in uno slicer. Poi Ok. mi rimetto sulla parte, diciamo, bianca del. Tiro fuori i ricoverati, però con le regioni. Ok, però non voglio il codice, abbi pazienza, ho sbagliato. Ci piazziamo sulla denominazione che può essere più chiara. Ok, già questo ti fa vedere, vuoi vedere soltanto una Ah. serie di elementi, boh, e li vedi, no? Hai detto Però niente. Già con questo. Magari vai sul formato dell'oggetto e gli dici no, voglio anche data label, vedi che sono apparsi Sì, i sì, sì. numeri, però Non non voglio voglio 45K. 45K, voglio nessuna unità, 45.249, vedi che però non c'è il puntino Certo. degli elementi perché nessuno gliel'ha detto come lo voglio Ah, ok. formattato. Scusami, questo è la ricoverati con sintomi. Se tu vai sulla ricoverati con sintomi, questa è la tua colonna e vedi che hai una serie di impostazioni di formattazione e per esempio gli dici guarda che questo attributo deve visualizzare con il separatore cliccato, torni di qua e vedi che la formattazione è già Ah. passata. Ah, quindi lo fai, diciamo, alla sorgente del dato, non lo fai direttamente dopo sul grafico. Cioè, meglio farlo prima, comunque, eventualmente. Lo fai, esatto, lo fai sul modello perché definisci che quell'attributo debba essere rappresentato in un certo modo, così tutti i visual su tutti i report che attingono a quell'attributo si comporteranno nella Certo. stessa maniera. Altra cosa interessante, vedi che abbiamo scelto questo chart che è Sì. fatto di più colonne clusterizzate, vuol dire che tu potresti anche mettere. E dai. Anche i dimessi guariti come valori, ok? E Ah, vedi, hai ok. una comparazione, no? E questo diventa, voglio dire, molto, molto semplice, no? Da fare. Tu, tra l'altro, potresti anche dire: voglio una data, lo voglio come. Non l'ho messa, scusami, voglio la data, la voglio come slicers. Me la porto qua e questo diventa il mio filtro. Ah, certo. Bam. È figo questo. I dati si muovono nello stesso modo, no? Quindi Figo.
Ok, questi sono i dati al 10. Piuttosto che continui, insomma, a lavorare, per esempio qui c'è longitudine e latitudine, tu potresti mettere un oggetto mappa, nell'oggetto mappa gli devi dire dov'è la latitudine, dov'è la longitudine, e vuoi vedere, che ne so, la terapia intensiva. Ok? Ah, ok. Il 10 marzo questo è. Ok? Quindi lui ti fa vedere, ho capito. Cioè, quindi in base all'oggetto che metti, diciamo così, ora te lo sto facendo semplice perché è nuovo per me questo strumento, in base all'oggetto che metti, a destra, diciamo, là nella colonna visualization, ti spuntano i dati di cui ha bisogno quell'oggetto. Quindi quando ci clicchi sopra, tipo la mappa ha Esatto. bisogno di longitudine, ovviamente, degli oggetti, e te gli dici qual è il campo. Sì, la mappa, diciamo, nell'esempio lui può lavorare con una location, nel senso che tu potresti avere sul modello dati un indirizzo. Ah, certo, sì. Power BI lavora con le API di Bing e quindi riesce a recuperare informazione geografica da poi far vedere. In questo caso noi abbiamo longitudine e latitudine, quindi puoi sfruttare il dato geografico direttamente, poi scegli quello che è Sì, l'elemento, chiaro. ti dà la dimensione della bolla rispetto alla visualizzazione. Ecco, è chiaro che questo è un esempio banale, no? Molto semplice, però ti fa vedere che in 4 minuti Certo. abbiamo preso una sorgente dati, hai fatto un ingestion, hai modellato, seppur in forma semplice, un set di dati e ne hai fatto già una prima rappresentazione. Cioè, se qualcuno vuole vedere com'è quel dato in quella particolare giorno, tu hai finito. Ah, sì, chiaro. Mi hanno È fatto una chiaro che domanda, poi magari davanti mi hanno chiesto, ma si può fare anche un form per inserire dati in Power BI? Credo di sapere la risposta, ma... allora, non direttamente con Power BI, tu puoi utilizzare, diciamo, le Power App che puoi affogare dentro Power Ah, BI, ok. quindi sì. Per quello che mi riguarda, Power BI cerco di considerarlo sempre come uno strumento di analytics, quindi di presentation, ricco a piacere, però solo come l'ultimo miglio. Se ho bisogno di fare ingestion, magari posso usare forms, posso usare liste SharePoint, posso usare una custom app che mi costruisco e quant'altro. La cosa interessante di questo oggetto Power BI è che lui poi nativamente ti fa anche la visualizzazione mobile, quindi per sistemi Apple o Android c'è sui rispettivi marketplace l'applicazione nativa per poter vedere il report di Power BI, che in questo scenario di coronavirus io non ho utilizzato. Certo. Perché in questo scenario di coronavirus io ho utilizzato una funzionalità che si chiama Published Web, che sostanzialmente, anzi guarda, te la faccio vedere così, che sostanzialmente è la possibilità di rendere pubbliche e gratuitamente pubbliche le analisi che sono fatte. Ora stiamo entrando nel mio account di Power BI, dove ci sono una serie di workspace che sono le mie aree di lavoro. Vado a prendere Covid. Qui vedi da cosa è fatto, no? Dall'unico dataset, che è quello che abbiamo costruito col Certo. modello dati dietro le quinte, e poi il report. Quello che tu vedi qua è lo stesso report che stavamo costruendo. Nel momento in cui io vado su la Published Web, quello che lui fa è prendere tutto questo oggetto e renderlo disponibile su un URL, che è questo URL Sì, quello in cima con tutte quelle... un po' particolare, Sì, no? chiaro. MSI, bla bla bla, che io ho ridotto con un short URL un po' più Sì, chiaro, no? chiaro, Così. sì. Io ho Quindi, visto che e c'è anche questo. SharePoint, quindi posso pubblicare anche questa roba qua su uno SharePoint e quindi averci a quel punto l'autenticazione. Cioè, non diciamo pubblico per Esatto. forza, ma dietro un Azure AD, per capirsi. No, no, assolutamente, assolutamente. Diciamo che questo è uno strumento tipicamente enterprise, no? Quindi tu costruisci dei report che poi possono essere pubblicati per delle app aziendali, affogati in SharePoint, Sì, affogati in chiaro. Teams, affogati embeddati, scusami, in applicazioni o portali e quant'altro, no? Il fatto di fare un published web a me, Andrea, dava la possibilità di rendere pubblico il Ah, lavoro. chiaro. Sì. L'obiettivo era quello, dare uno strumento che potesse essere utile a capire cosa sta succedendo. Sì, io ti faccio anche domande stupide a volte, Andrea, perché sono No, no, ignorante su questa cosa.
Però so capiamo. che anche qua ci chiedono a volte, per esempio qua a Svizzera ci chiedono spesso delle cose su Power BI che non faccio io poi aziendalmente perché comunque è uno strumento che è conosciuto diciamo da chi conosce Microsoft ma anche da altri diciamo come strumento di riferimento, quindi No, chiaro. però appunto non lo conosco. Quando ho fatto un'altra domanda mi hanno chiesto la parte layout o stile, diciamo così, può essere personalizzata, credo che intenda appunto tipo questa pagina qua che hai fatto te, immagino. Sì, c'è un file JSON dietro le quinte che è stato fatto, costruito, e quello mi permette ogni volta che io premo più di avere già lo sfondo che io ho definito e fare in modo che un oggetto abbia già gli angoli smussati, sia Ah, ok. bianco, cioè sono le due o tre piccolezze che abbiamo definito Quindi finora. è un linguaggio, diciamo, però di Power BI, cioè non un linguaggio, scusami, un markup, non so come chiamarlo, specifico Sì, di Power però ci BI. metti un attimo a fare lo stile, ci metti un attimo, ci metti veramente poco, quindi però lo puoi fare tranquillamente. Se tu, ora non ho un riferimento al volo, però magari poi lo troviamo, se tu fai una googlata style sheet Power Sì, BI, trovi quello. immediatamente Sì. quello che vuoi. Oh, bello questo, bello. Ti dico un altro tema interessante, è quello che poi è nato per scherzo, è diventato più una cosa seria, strutturata. Al momento tutto il lavoro è dietro un repo GitHub, al momento privato non c'è una motivazione particolare, a dirti la verità, ma però al momento è arrivato per, come dire, lavorare un pochino più tranquilli, e qui io e insieme a una serie di amici e gran professionisti, insomma, che si occupano anche loro di dati, che mi hanno detto: dai, facciamo qualcosa, ti diamo una mano, entriamo, eccetera. Qui abbiamo deciso di, vedi, 128 commit, per Capo, dire. di una settimana. Gest sì, si gestiamo i nostri issue, restiamo il progetto, cioè abbiamo cercato di fare una gestione un pochino più seria, no? Di condivisione, e diventa interessante perché poi ti traccia. E vedi, arrivano consigli da amici ingegneri, arrivano ragionamenti sui dataset, quindi è bello, no? E questo da mettere come nuovo diventa un po' nel tema comune, nel fatto che ci mettiamo un po' di competenza, ci mettiamo tanto cuore, ci mettiamo un po' di tempo, ci mettiamo tante ore notturne, però poi il risultato, insomma, è quello di arrivare oggi a 31 report, di avere un'attività che ti fa vedere quello che stiamo facendo nelle giornate, tieni traccia, no? E sicuramente impari un sacco di roba, impari un sacco di cose, migliori, vedi. Sicuramente ho cresciuto le mie competenze di Ah beh, statistica. quello immagino. Sì, non stavo parlando perché c'era un problema con l'audio mio, quindi non stavo parlando per quello lì, però è assolutamente interessante. No, no, ma cioè avete affrontato la cosa da professionisti, diciamo così, anche perché se no non riesci a ottenere quel risultato, anche se per voi è semplice fare quella cosa là, non riesci comunque ad ottenere un risultato decente così, in così poco Sì, tempo. l'idea è stata quella da subito, no? Che se vuoi è la maniera più facile di far fallire un progetto di analytics, cioè se Ah, non sì. parti con il piede giusto arrivi nel delirio, no? Cioè ora al di là che la forma anche del modello dati sia quella che è, però non può essere altrimenti perché arrivano dati da n fonti che non si parlano tra di loro perché gestiscono il dato in maniera diversa. Quindi se qui per esempio vedi tutta la parte di protezione civile, al quale abbiamo agganciato i dati dell'Istat, per esempio per avere questa informazione che può essere utile fino a un certo punto, però questa è una relazione, una correlazione tra quelli che sono i dati di protezione civile e i dati di Istat per vedere percentualmente la popolazione che è contagiata, no? Che ha un suo valore statistico perché se la Lombardia è la regione più popolata e quella che ha avuto i casi maggiori, in realtà vedi che percentualmente la popolazione più contagiata, diciamo in seconda posizione, è la Valle d'Aosta, che in realtà nella popolazione se la vedi qua giù, è bassissima, no? Sono 125.000 persone. Sono dati statistici che servono a capire un po' l'andamento, No, no, i chiaro. numeri, Io ho si visto una cosa sposta. simile fatta, per esempio, invece è utile questa statistica perché è sempre lo stesso tema, questa cosa del virus. Per esempio, ieri hanno detto che
esempio, la Svizzera è seconda solo all'Italia, quindi è terza nel mondo, come rapporto fra abitanti e contagiati, no? Che è importante. Uno dice Svizzera 2200, vabbè, comunque sono pochi, sì, ma siamo 6 milioni, non siamo 60 milioni. Quindi in realtà è importante a volte questo dato perché ti fa capire appunto diciamo, l'ordine di grandezza, no? Perché come dicevi te, Lombardia sono tanti, però se lo stesso dato uno ce l'avesse nel Molise sarebbero morti tutti, perché non ce l'ha neanche forse gli abitanti che c'è a Milano o Infatti, tutto il Molise, quindi... in questo momento mi hai dato una nuova idea, no? Perché, per esempio, in questo report, piuttosto che nel successivo, non c'è un dato di popolazione. Ah, certo. Se andiamo a cercare su, che ne so, Wikipedia di turno, una pagina che abbia al suo interno la popolazione delle country, quell'attributo può entrare a far parte del modello dati. E quindi puoi già calcolarti, come ho fatto con l'Istat, no? La percentuale di popolazione Certo. contagiata Nel frattempo rispetto. sto aggiornando il CV e ho suggerito una cosa ad Andrea, ok, sui dati, questo lo riuso. Questo... Se vuoi ti posso mettere dentro il repo GitHub e butti dentro le issue come vuoi, eh? No, 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 per l'amor di Dio, che poi che poi lo metto nel CV, mi assumono anche a me Microsoft, non vorrei poi creare disturbo. No, 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 è interessante. Aspetta, mi hanno fatto un paio di domande. Una, aspetta, che ho fatto Beh, io le uscire. vedo le domande, no? Le vedo da qua. Aspetta Ah, da Twitch, sì, se apri Twitch lo vedi. che cambio, mi sposto di schermo così non vedo. Ti ho perso, Andrea? Andrea ha fatto una cosa drammatica, abbiamo perso Andrea, è morto Skype. Voi mi sentite ancora? C'è stata una bomba atomica forse da Andrea? Sono caduto. Direi di sì. Aspetta che provo... Provo a richiamarti. No, però se risponde suo figlio vuol dire che è tutto a posto. Direi che... Fantastico, Ecco, eh? è andato giù. Sì, dopo Teams anche Skype. Vabbè, dai. No, credo di aver fatto una cavolata nel cambiare lo schermo. Chiedo scusa. Tanto, nessun problema, fate subito. No, pensavo di essere caduto io in realtà, perché ho visto che mi continuavano a scrivere. Vai, ricondividi pure quando vuoi. Sì, appena mi ridà gentilmente. L'uso del PC. Ok, condividi. Hai un Surface Book 2 per caso? No, Ah, ho ok. l'ultimo meno uno. A cosa siamo arrivati? A 5? 3. No, il Pro c'hai? No, l'ultimo è il Surface 4 o il 3? Ah, non lo so, io... Ah, il laptop. Laptop è il 3. No, il Pro. Il Ah, Surface il Pro Pro. non lo so allora, perché ho perso il Dovrebbe conto. essere al 4, quello nero fighissimo. Credo di sì, Io allora sì. ho il 3. Vabbè, no, volevo cambiare schermo per vedere le domande su Twitch, ma non Vai, le ho te lo dico viste. io, tanto sono semplice. Allora, una era, aspetta, che la voglio leggerla. Molte aziende hanno sentito parlare, ma lo scoglio maggiore è trovare il gateway per l'upload dati verso Azure. Alle aziende gli sale la febbre quando dici che devono trasferire dati o giga di dati. Non è proprio una domanda, è una Ma allora, constatazione. no, beh, sì, beh, parlando della tecnologia in sé, esiste questo componente che è un integration runtime, un self-hosted integrated runtime che consente di mettere in comunicazione i data center on-prem con il cloud in modalità cifrata e sicura, quindi eventualmente anche dietro VPN o Express Route, eccetera. Diciamo, questo componente si rende necessario nel momento in cui devi fare un ingestion da dati che hai on-prem verso il cloud. Poi quando si parla di grosse dimensioni, parliamone. Uno, di cosa si intende per grosse dimensioni, perché magari devi fare solo un caricamento iniziale a T0 di grossi mole di dati, allora lì ci sono anche altri ragionamenti, tipo l'Azure Data Box o cose del genere, però
Se vuoi sfruttare il cloud, i dati ce l'hai in casa, qualche Sì. ragionamento in quell'ottica lì va fatto, va fatto. Dice 14 giga T con 0. Sì, non sono neanche. Ho visto cose peggio. Quando ho lavorato per Ferrovie dello Stato annissimi fa, era un delirio i dati del traffico. Guarda, suggerisco questo, 14 giga T con 0, a parte che non è tantissimo, No. però l'Azure Data Box è una soluzione che ti permette di fare, se c'è qualche immagine, una roba del genere. Diciamo, sono dei dischi di fatto, eh? Cioè è dello storage che ti viene mandato, arrivi fino a 80 tera, scusami, 100 tera, 80 tera usabili, hanno diverso taglio, diversa capacità, tipicamente. Mandi a casa, fai l'upload lì, poi ti viene riportato sul data center, viene fatto dall'ingegnere il caricamento iniziale di T0 e poi va. Però ci sono diversi ragionamenti. Ora, 15 giga non è tanto a T0 forse, però. Beh, allora, in alcune realtà magari può essere tanto, cioè posso capire il discorso, nel senso che magari in Italia 14, uno che ha 14 giga dice quanti ne ho, posso Sì, capire, quello sì, sì, quello assolutamente. sì. Io Dice le no. domande le vedo, Manu, scusami. E adesso perché ti è sparita la chat a destra? Perché ovviamente sei rientrato. Ah, Però ciao, ok. No, lascia stare. l'altra che mi hanno fatto però secondo me perché mancano i dati. E tipo un report interessante sarebbe la distribuzione degli infetti e morti, diciamo, per età, però non, se non c'hai quel dato. No, ad oggi quei 31 report sono fatti su tutto il materiale informativo che viene messo a disposizione. Ad oggi Protezione Civile non rilascia quell'informazione. Infatti. Rilascerà, e questa è un'altra cosa molto interessante. Se tu guardi, no, non è qua, abbi pazienza. Se tu guardi qua nel change log di Protezione Civile, io aspetto. Merda, è cambiato. Hanno aggiornato il Redmi. No, c'era scritto che nei prossimi aggiornamenti avrebbero messo anche i dati comunali. Non Ah. vedo più il pallino, quindi spero che non ci abbiano rinunciato. Okay, forse avranno avuto dei problemi per recuperarli perché non immagino sia semplice recuperare quei dati. Ma Credo. il dato, le varie ASL, ATS, chiamole come vuoi, ce le hanno. Sì, è raggruppati tutti forse, cioè. Ce li Speravo hanno. di averlo. Sì, ma già Perché averlo per provincia comunque è sì, interessante. per esempio, questi io riesco a recuperarli dalla Ok. TS, però della mia città, questi sono tutti i comuni della mia città, no? Sì. Riesco a recuperare questi dati e poi con quello strumento dentro che hai visto prima in Power Query, questo diventa stupidissimo trasformarlo in una tabella fatta di tre colonne, nome, numero dei contagiati al giorno e il numero dei decessi al Ah, giorno. certo, sì, immagino sia semplice. Fai il parsing, diciamo, secco, così. Sì, in maniera molto semplice gli dici appena trovi la prima parentesi, fai uno split e quindi questo, scusami, questo ti diventa una colonna, no? Certo. E poi formatti togliendo decesso, le parentesi, Sì. trimmi e Come si fa quant'altro. con C Sharp alla brutta maniera, con Sì, replace e split. esatto. Sì. Poi, visto che ti resta questa stringa qua, gli dici il primo, partendo da destra, il primo spazio che trovi tagli, quindi tagli qua. Quello diventa il numero e poi Certo. tutto quello che resti lo trimmi diventa il comune, cioè diventa molto banale, no? Però non posso fare sta roba per 8.000 comuni. Eh no, è difficile, cioè è difficile, si può fare, Al di là di riuscire a trovare, no, i sì. dati di tutti i comuni, però diventa complicato. Qui ad oggi, vedi, Protezione Civile rilascia solo su andamento nazionale, province e regioni, non entra a livello comunale, che Certo. poteva essere interessante. Sì, assolutamente. Ah, mi hanno Poteva essere chiesto poi prima, mi interessante. hanno chiesto un'altra cosa prima, perché anche lì una richiesta, è, cioè la domanda è, la differenza, io non l'ho visto l'altro, fra questo report e quello della protezione civile che hanno sul sito, però non lo so io questo, non l'ho visto l'altro. Ma la Protezione Civile fa dei report molto simili e sono molto utili e sono molto belli. La mia scelta è stata quella di andare in autonomia perché volevo delle altre analisi che ritenevo utili da guardare per il fenomeno e non c'erano.
O infatti aspettavo ho che me li risposto facessi. questo è più figo perché l'ha fatto Andrea, mi sembrava già una risposta adeguata. No, no, però credo sì, anche loro, non essendo il loro lavoro, diciamo così, lo hanno fatto per dare un'informazione, ma non sono scesi nei dettagli come hai fatto Quello. te. Anche perché Quindi sì. forse gli interessa anche il giusto, forse sapere se a Pistoia o a Brescia ce ne sono 10 o no, l'importante loro è il dato, Credo di credo, eh. sì. Credo di sì. Avessi un raffronto comunale, mi piacerebbe vedere, visto che la mia città è in seconda posizione, mi piacerebbe capire com'è rispetto, diciamo, visto che Brescia è la città dal punto di vista dei chilometri quadrati più estesa d'Italia, come sono distribuiti. Ah sì? Ah, non lo sapevo. Quindi quello poteva essere interessante, il fatto di avere un'analisi comunale ti dava una mappa più precisa. Sai, magari faccio delle illazioni, Bergamo e Brescia sono confinanti e magari c'è un'area che è molto vicina tra le due, no? Ah sì. Però Sì. questo, con i dati che ho, chiaramente Non puoi non puoi sapere. sapere. Perché ti dice Bergamo o Brescia, quindi non sai dove Esatto. sono. Eh sì, no, può essere proprio come dici te, perché essendo magari confinanti, si son dati fastidio. Magari dall'altra parte di Brescia non c'è niente. C'è un No, po' qui. Eh sì, assolutamente. vedi, questa è la curva di Brescia. Siamo a 2009, oggi, ahimè, credo sfonderemo i 3000, visto che ieri eravamo 2004, quindi ci sono più di 500. Sì. E questi 2000, come sono proiettati, non lo so. Quindi, Bergamo 3007, Brescia 2009, Milano 1009. Ah, meno Milano di Bergamo e Brescia, incredibile. Sì. Cioè, l'avevo visto, ma non così nel dettaglio. Effettivamente il doppio addirittura. Se tu guardi Bergamo e Milano da soli, vedi l'andamento è questo. Ti metto anche Brescia. C'è stato il sorpasso ieri a Cremona, Ah, pensa te. che è l'arancione. Vedi? Sì. Ieri era sotto di 42 unità Milano. Sì. Comunque è proprio bella sta roba di Power BI, perché anche adesso hai fatto una roba che per te è scontata, ma per chi analizza dati, cioè questa cosa che hai aggiunto al volo, Sì, poi scusami. sei andato in full screen, è una cosa che Sì, abbi pazienza, anche chi ci sta seguendo alcune cose dopo è scontato. Diciamo, ogni visual ha la capacità di essere messo a in tutto full screen. schermo per vederne un'analisi più ampia, più precisa, eccetera, e puoi vedere anche quelli che sono eventuali filtri che sono applicati sull'oggetto che stai analizzando. Poi al di là dei classici pulsantini di Share, che sì. Sì, è in fondo, o questo che è la modalità schermo intero che ti dà tutta la visualizzazione possibile che hai a disposizione. certo. No? Allora, io lavoro in Microsoft, è uno strumento bello, cioè la rapidità, il time to market, no? Come lo chiamiamo Sì, noi, è vero, che ti vero. mette a disposizione per mettere a terra la tua necessità è pazzesca. Noi, quando lavoriamo, tu riesci a fare delle prototipazioni con le aziende veramente in qualche ora. Sì, l'ho visto fare, beh, non posso dire il nome della catena di negozi, ma quando lavoravo ancora a Milano ho visto fare dei report molto simili, diciamo così, come per una catena di negozi in Italia, e anche lì avevano fatto un report simile per regione, provincia, sulle vendite, gli acquisti, approvvigionamento in magazzino, tutti No, questi è qua. chiaro, sì. E anche lì mi ricordo che l'effetto che fece vendere la cosa, e poi alla fine si tratta di quello, Andrea, parliamoci chiaro, è stato il fatto che mentre eravamo lì a fare questo workshop di una giornata, a fine giornata avevano già dei report che prima non avevano, no? In una giornata. E quindi poi ovviamente poi c'è da lavorarci, non è che No, chiaro. c'è da lavorarci, c'è da sistemare i dati e tutto, però roba qua del time to market che dici te è impressionante. Se hai i dati, anche loro avevano i dati già abbastanza sistemati, perché spesso lo scoglio, come dicevi te prima, è quello, averci i dati a caso, quindi devi prima sistemare i dati che ti arrivano un po' dall'Excel, un po' da dei file di testo, un po' in FTP, un po' via web, un po' via mail. Già, se c'hai già i dati sistemati, come al fatto la protezione civile, ma come hanno anche alcuni gestionali che riescono a esportare, fare cose, effettivamente fare questa parte qua è il meno, credo. Cioè, ripeto, non ancora per sminuire, ma fare la No, no, è parte di grafico almeno, il peggio credo che nel tuo lavoro sia quello di sistemare i dati alla sorgente sì. o capire Come dice come.
co come dice qualcuno, come forse anche tu, no? Merdin, merdout, Ah cioè il no, problema. ho voglia, sì. Scusa la parola, no? Cioè, il tema è quello lì, cioè se tu vuoi costruire una casa fatta bene devi partire dalle fondamenta, Ah basta. sì. Comunque le Quindi, parolacce su Twitch si possono dire? Si può dire sì. parolacce, si può anche bestemmiare, che se non lo facciamo, che è meglio. L'unica cosa che non No, si può dire è offendere in modo razzista qualsiasi cosa, che no, sia no, uomo guarda, o potrebbe esserci ancora Simo, mio che... figlio, che mi vede, quindi niente Ha detto parolacce. prima, ha detto... Nel frattempo faccio i compiti. Credo che l'abbia detto perché sa che sei lì. In realtà starà guardando qualcuno che gioca a Code Wars o a Call of Duty. O Può qualcosa del essere, genere, credo, però può essere. ti tiene lì. Babbo, ti ho visto, eri bellissimo su. Ma Esatto. ti chiama Babbo? Perché questo è importante, perché io picchierò mio figlio nel caso che è nato. Chiama Babbo o papà? Perché qui Nessuno dei due. non ti chiama. Ciao, che fa? Papi, papi. Benedetti ti chiama, dico. No, mi chiama papi. Papi, ah ok, papi, oddio, allora no, ci litigherei. Allora, io ho detto, ho imposto una regola a casa, non voglio sapere niente. Babbo mi deve chiamare, poi il resto No, può fare quello che gli è pare. grande, grande, bello così, bello così. No, vabbè. Quindi, no, al di là di tutte le battute, no? Il vantaggio è questo, cioè il fatto di poter partire da dei dati che puoi utilizzare, altrimenti le 3 ore di sabato scorso, ciaone. Ah no, eri sempre lì a sistemare il primo Cioè, CSV. per arrivare qui a queste entità, con queste relazioni, con una certezza del dato, no? Diventi stupido. Invece così è stato molto, molto rapido, il vantaggio è stato quello, no? Quindi una volta portati dentro i dati, l'hai cominciato ad arricchire con le tue Certo. misure, gli attributi di analisi, colonne calcolate e quant'altro, basta, finito. La domanda che ti faccio io, perché è una cosa che ci chiedono spesso, non i Power BI in generale, che magari però può aiutare. Io metti caso che ho dei report. Ah, come succede per protezione civile? Alle 6 mi arrivano report tutti i giorni, no? Cioè, ho un modo per dire a questo report qua di partire in automatico, generarmelo e mandarmelo. So che è una domanda un po' No, che no, ti fa. è chiaro che puoi. Che ti faranno anche altri, immagino, non credo che sia il... Sono tornato su PowerBI.com, no? Quindi Sì. sul servizio dove io ho deployato il lavoro. Nel momento in cui tu vai, scusami, sul dataset, tu puoi andare a... sa che ho un problema sul mio dataset. Ah, ok, sì. Ho un problema sulla data source, perché è una data source strana che ho aggiunto l'altro giorno. Comunque, diciamo, nelle impostazioni del tuo Sì, basta dataset, che lo spieghi, Andrea, non importa. sì, tu hai qua la voce di schedulazione del refresh. Esatto. E quindi lui che cosa fa? Tu lo imposti negli slot che tu vuoi alle 19 tutti i giorni, vuoi che lui si refrescia e lui parte e va a fare le sue elaborazioni. Quindi è come se tu, ora ti chiudo questa pagina che non ce ne frega più niente, è come se tu, ok, sono finito. Ah, cazzo, ho chiuso tutto Power BI, non volevo chiudere l'altro, comunque, facciamo semplice. È come se tu alle 19 Ah, venissi cliccasse sul qua e refresh, facessi certo. clic. Esatto, questa è la domanda. Che adesso te, non so se lo fai così, lo fai a mano la sera per capirti. Alle 7 vai lì e pigi refresh e Allora, refresci tutto. sono alcune sere che sì, lo faccio a mano perché ci sono state delle modifiche nei dati che hanno inserito Ah, su sì. Protezione Civile. Per esempio, un giorno hanno chiamato Trento e non PA, provincia autonoma di Trento, e quindi fatto in automatico mi sono trovato due città che non erano più relazionate, cioè come se fossero due oggetti diversi perché hanno cambiato nome. Quindi ho dovuto intervenire manualmente, una volta gli è finita una riga bianca che andava tolta, quindi alcune volte faccio ancora delle attività a mano per essere certo che l'ingestion vada a buon fine. Quando poi è tutto consolidato, in realtà lo scheduli e quello ci pensa lui, non No, devi più certo. niente. E poi, una volta che tu pubblichi il report, non lo puoi fare dalla pagina web pubblica che stiamo usando, no? Perché è free e quindi ha delle limitazioni. Però, per esempio, se tu vai su questo report, tu potresti dire, ok, sottoscrivi, vedi il pulsante. Sì. Nel momento in cui tu sottoscrivi, decidi quando, chi
a chi inviarlo, in che forma, con che frequenza, Ah, ok. eccetera, eccetera. Questo qua è out of the box per tutti comunque, no? Cioè, questo è... Ok. Sì, Però non ce l'hai per singolo inviato. report devi farlo, non per tutto. Per singolo report. Ok. In realtà tu puoi anche fare in modo che ti arrivi la schedulazione, che so, il PDF complessivo di tutto e te lo porti a casa. Ok. Chiaramente su questa videata, cioè su questo publish pubblico sul web, non hai questa possibilità. Ah, ok, ce l'hai solo dentro al... Ok, questo intendevo, scusami. Mi sono spiegato male io. Cioè, sul web non ce l'hai quello, ce l'hai solo sull'app desktop che hai fatto vedere prima, che è quella... Perdonami, ce l'hai sull'app sul cellulare, ce l'hai sull'app vera di Power BI, ce l'hai come dire, se anche tu hai una licenza, allora io ti condivido un lavoro, no? Ok. Quello che io ho fatto in realtà è, io ho una licenza di 9 dollari al mese e ho fatto questo lavoro che stanno guardando i 450.000 persone, for free, che Ah, non questi è. sono i dati veri, tra l'altro, che hai detto, 450.000. Mi è scappato. L'ho fatto bene. Cavolo. Onestamente non me l'aspettavo questo numero, ma No, no, te lo dico nemmeno io. perché sono tanti. Cioè, Worldwide, sì, no, ma beh, sì, immagino, poi sono tanti, 450.000. eh? Complimenti. Sì. Tanto sono arrivate richieste di help, disponibilità, no? Di fare qualcosa dalla Grecia, Germania, Stati Uniti, Inghilterra. Beh, cioè, ha scatenato un putiferio di community, no? Io ero MVP, come sei anche tu, no? Eh Quindi certo, sappiamo di sì. cosa parliamo. Quindi è il Sì. potere delle community, no? È Ah, quello. assolutamente. No, tra l'altro, appunto, hai detto bene te, perché tanto poi di solito lo chiedono sempre. Con 9 dollari, 9 euro, quelli che sono, ma anche se fossero 15, fa niente. Sì, mi Hai... sembra sì, comunque cioè, l'idea Sì, non è una fa marchetta, niente. no? Però No, no, hai uno soprattutto strumento del genere. Cioè, sì. che è allucinante, se ci pensi, no? Perché io conosco altri strumenti, anche qua non voglio far marchetto nomi degli altri, ma conosco strumenti che costano molto di più. Al di là che fanno diciamo, le cose meglio o peggio, perché non lo so, non sono così, un esperto di questa materia, quindi non mi sbilancio. Però effettivamente anche solo questo, vedere questo, non voglio sapere niente degli altri, però con 9 euro ti danno questo, io li spenderei, ecco, cioè onestamente. Anche se dovessi fare un report solo nella vita, tutti i mesi. E No, quello sì, quello sì. poi lì è 9 euro a chi deve utilizzare poi questo, perché... In realtà, diciamo, se io aziendalmente ho, però correggimi, non lo so se questo è vero, una licenza sola, cioè io che produco il report e lo voglio sharare con gli altri anche su SharePoint, devo pagare una licenza o devo pagare una licenza per ogni persona che deve vedere il report? Allora, su altri sistemi tipo SharePoint e Teams in realtà mi trovi impreparato, nel senso che io sono un tecnico, non sono tanto un uomo di licensing. No, idem, però Spero pensavo... che non si arrabbi nessuno per questo. E in realtà ho il dubbio, non lo so. Però tieni conto che il lavoro che noi stiamo facendo, cioè tutto quello che tu vedi, che tra l'altro ti aggiungo anche un tema, se tu... se io vado a vedere qua, tutto quello che stiamo vedendo è Omega 6, eh? Ah, bravo, questo te lo volevo chiedere, mi sono dimenticato prima. Quando hai detto prima te lo mando per email, così. In realtà è piccolo il Sì, file, altrimenti non potresti sì, sì. E farlo. aspetta che vi do altri due numeri che possono essere interessanti. Questo è uno strumento fighissimo, free anche questo, si chiama DAX Studio. Se io vado qui, sono collegato allo stesso modello dati di prima, e giusto per darti due numeri di metrica, la tabella Istat ha 335.000 righe, la tabella Time Series ne ha 530.000. 20, 252.000, questi sono i numeri di righe che sono tenuti negli oggetti del modello dati, ma questo è la dimensione del file, ok? È che è pochissimo. Come hanno fatto? Curiosità, perché... Vabbè. No, perché si tratta, cioè, dietro le quinte c'è un modello colonnare compresso che sostanzialmente permette un rapporto di compressione pazzesco. Sì, direi, perché un Mega 6 300.000 è pochissimo, cioè neanche... Sì. È binario praticamente. Beh, ti faccio presente questo, no? Se tu guardi, andiamo qua. Ok, vedi questa colonna? Country Sì. Exp. L'ho presa uno a caso. Vedi che è sempre il solito valore Ah, sì, lo comprime, su cioè ne usa uno queste solo. righe? Esatto, ne usa uno solo. Sì, funziona Cioè. come motori full text. Allora, io conosco abbastanza motori full text, Sì, fanno la esatto, stessa cosa. A parità di cioè per darti valore.
si segnano il token di quel, diciamo, Esatto. ok. Se tu fossi una banca svizzera molto grande e gestissi in una tabella tutti i movimenti di conto corrente nell'anno, no? Dei tuoi clienti, quella colonna lì potrebbe avere miliardi di righe. Certo. Quando tu lo porti in uno strumento come Power BI, quella colonna lì avrà al massimo 43 valori. Fine. Certo. Perché? Perché in un anno solare l'anno è 1, i mesi sono 12, i giorni sono 31. Quindi le combinazioni di questi tre valori ti danno qualsiasi data in un anno e quindi puoi ritornare ad avere i tuoi 7 miliardi di righe, no? Mi stai aprendo Ora, un mondo. Questa cosa qua è vero, sì. la racconto in maniera molto stupida, no? Molto, molto semplice, però in realtà i numeri sono questi, cioè queste sono le righe che hai, ma questo è lo spazio che occupi. Quindi Certo, sì, anche i è comuni pazzesco. lì in Italista te saranno dentro i comuni, ok, uguale, a Sì. parità di provincia, diciamo così, la colonna provincia in realtà sarà segnata il numero delle province che sono in Italia, punto. Sì. E quindi questo è un altro vantaggio, no? Perché ti dicevo questo del file molto piccolo? Perché tutto quello che tu stai guadendo, cioè questo file PBX, che io mi sono fatto col Power BI Desktop gratuito, se io questo te lo mando per email, questo Omega 6, tu hai la stessa roba. Cioè Sì, tu ti chiaro. ritrovi qua con gli stessi dati e le stesse elaborazioni. Sì, Cioè è se tu vai. self-contained, via. Cioè, basta Sì. quello. Sì. Se tu vai su questa videata dove vedi le dinamiche sanitarie, vai su nord-ovest, clicchi, si refresh la tua videata e ottieni lo stesso risultato una volta che hai tomato il file. Basta. Quindi lasciami dire, a costo zero tu in realtà potresti partire e fare quello che ti pare. No, assolutamente. No, più che altro è comodo, è stato che puoi mandare il file perché diciamo l'altro utente può averci la versione free, giusto? Cioè, diciamo, Power BI si scarica la versione free che è free quello, ti mandi il file che hai la licenza per capirsi che fai quello nella vita e quello si guarda i dati senza che però li possa anche toccare, tra l'altro, giusto? Io posso mandare un file e loccarlo, correggimi, non so Sì, se se... vuoi sì, l'occhio non lo fai toccare. Ok. C'è solo, se vuoi, un problema progettuale da un certo punto di vista, ad oggi, no? Per quello che come ho deciso di lavorare, cioè lavorando con un solo file PBX, con dentro dati e Ho già layout, capito, sì. Certo. in questo scenario mi è molto complicato fare un lavoro multi-user, no? Perché il file è uno. In uno scenario di team distribuito, quello che io farei è separare il back-end dal front-end e allora gestisco un team o chi si occupa del back-end di fare il modello dati, le relazioni, arricchire tutta quella parte lì e quello può essere gestito in team, in multi-user, eccetera. E poi una volta che lo rilascio e lo pubblico, quindi scusami dove siamo finiti qua, e quindi siamo in questa situazione, pubblico il dataset. A questo punto il multi-team lavora da qua, cioè lavori via browser e mentre sei qua tu vai a definire che modifichi una certa pagina, ne aggiungi Ah, un'altra e ok, quindi gli quant'altro. posso dire che i dati non sono nel mio PBX, ma sono un altro PBX, per capirsi. Cioè, un file è il front-end e un file sono i dati. Allora, potresti lavorare in questo modo, potresti lavorare sfruttando Azure Analysis Services, che è lo Ok. stesso engine che è dietro Power BI. Potresti utilizzare il concetto dei dataset di Power BI, potresti fare delle live connection su un SQL Server, Ah, ok. quindi diciamo, le capacità, le possibilità sono Sì, diverse. diciamo che uno è entry level, chiamiamolo così, non so come chiamarlo. Può lavorare come hai fatto te adesso e va benissimo e hai questo risultato. Oppure uno dice, ok, adesso strutturiamo un po' perché c'è una multinazionale con 18 sedi e tutto. Chiaro, chiaro. Adesso sistemiamo questi dati in un modo Uno. sensato, mettiamo su, come detto, analysis services, piuttosto che un SQL Server e così via. Ho Ora capito. parliamoci chiaramente, no? Come poi avviene in tutti i progetti. Quando io sono partito, non pensavo di arrivare a 31 report e arrivare a 5-6 persone sparse per il mondo che lavorano insieme. No, non credo neanch'io che te l'abbia fatto, per quello. Subito, no? Come tutti i progetti, dopo una settimana tornassi indietro, magari partirei in maniera leggermente diversa, no? Però in realtà. Ma chi se ne frega, cioè il lavoro che stiamo facendo, il risultato che stiamo ottenendo, secondo me è strepitoso. Eh In no, termini di chiaro. usabilità, no?
Sì. Non devo vendere un prodotto, non è una marchetta, non devo vendere licenze, devo fare un sistema che racconti alle persone, soprattutto quelle non tecniche, che arrivano, che vedono sta roba su Facebook, ci cliccano, vedono dei grafici, capire cosa sta succedendo e magari li porti a dire, beh, sì, stiamo in casa. Quello Ma poi sarebbe l'hai il risultato. fatto, penso, non è il tuo lavoro, nel senso, cioè questa tecnologia è il tuo lavoro, non è il tuo lavoro, nel senso, non ti pagano per fare questa cosa qua, ricordiamolo, perché No, no. forse Questa roba si fa di notte e nei weekend, esatto, è sì, adesso. sfuggita questa cosa, porti via tempo, come facciamo noi, appunto sei stato anche VP, anche te, quindi sai cosa vuol dire, porti via tempo alla famiglia, allo sport, al Netflix, per fare questa cosa, purtroppo è la nostra malattia quella. Chiaro, chiaro. Quindi questo è il ragionamento, però siamo gente di community, quindi al di là che adesso è un orario lavorativo e stiamo chiacchierando da un'oretta, però chi se ne importa, no? Non è questo il problema. Sì, e invece di staccare alle 6, stacchi alle 7, è normale. Sì. E Oppure quando tutti vanno a comunque letto a casa, ti vedi e dici, ah, ok, adesso mando le mail. stanotte uscirà un altro aggiornamento perché c'è un altro report delle elaborazioni che vogliamo mettere a posto, quindi è divertente. È Metti in pausa divertente l'Xbox. sì, è divertente che trovi a l'una di notte a chiacchierare con gente sparsa un po' ovunque, facciamo questo, facciamo quello, c'è un errore lì, correggiamo di là, tiro su questo report, pubblica, pubblico io. È il bello della community, dai. Me Poi ti danno l'aumento dopo un po', dai. lo dai te l'aumento. Vieni a lavorare in Svizzera, vieni. Va bene. Va bene. È tutto qui, Manu. Alla Tutto qua, hai fine detto il gioco. niente. Tutto qui. No, spero sia stato utile, interessante. Mi sono divertito in questa oretta. Sì, anzi, oggi siamo stati seri perché è un argomento che battute sono limitate, altrimenti Andrea sa benissimo quando vado sul palco a volte, ma anche già su Twitch faccio un po' più lo scemo, ma quando si tratta di questa cosa qua, anch'io, cioè, ciao, tenevo ad averti qua anche perché è un argomento che a me, diciamo, tocca in prima persona, quindi È un argomento serio, ragazzi, cioè alla sì, fine, quindi che è quindi stato un po' sottovalutato all'inizio forse, quindi direi anche dopo l'inizio un po', però. però onestamente non se l'aspettava nessuno. Non voglio No. fare come dire, non voglio metterci del mio, però effettivamente dove siamo oggi, me l'avessero detto un mese fa, non me lo sarei mai aspettato. Ah no, 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 assolutamente. Quello non neanche io. Allora, ero già preoccupato già all'inizio io perché quando ho visto che dalla Cina arrivava sta cosa, iniziavano a parlare di interrompere eventi in giro, campionato di calcio, quando ho visto il campionato di calcio sono preoccupato, dice una cavolata, è È vero. vero, Però in è Italia vero. quando ho detto, iniziano forse parlano di interrompere il giocare a porte chiuse, ho detto cazzo, tanto si può dire cazzo, ho detto è importante, cioè è importante, se si ferma il calcio in Italia, purtroppo è così, purtroppo è la verità, che se si ferma il calcio in Italia vuol dire che c'è un problema grosso, No, è vero, perché è vero. tutto l'indotto che c'è del calcio, quindi le persone che vanno allo stadio, quindi vuol dire la gente che si sposta col casello autostradale, usi la macchina, la benzina. E mangi fuori perché dopo la partita mangi fuori o prima mangi fuori, uno deve pensare a quello, non è tanto la partita in sé. Che Dice qualcuno, mi ha detto che bisogna avere fede, ragazzi. Questo. sì, esatto. Bisogna aver fede, l'ha detto anche Lady Gaga, l'ha detto. Non l'hai sentito Lady Gaga, ha detto ho parlato con Dio, ha detto che ne usciremo, quindi Bene, sono un po' più bene. tranquillo adesso, oggettivamente sono un po' più tranquillo, sono più sereno. No, no, va bene. No, no, se non hai altre cose da dire, per me direi che oggi è stato molto, molto interessante, anche per le persone che Grazie, alcuni ti grazie dell'invito ringraziano. a casa tua. Anzi, quando vuoi tornare per altre cose o anche questa, con aggiornamenti, per me sai che mi scrivi, ci organizziamo. Io il martedì e il Sì, così giovedì facciamo. cerco sempre di essere online dalle 2 in poi, ovviamente Sai il cosa lavoro permettendo. Sì. facciamo? Quando si chiude un po' sto delirio, ne facciamo un'altra su un argomento più leggero a fare un po' più i Ah. deficienti, che ci viene bene anche quello, no? Guarda, viene naturale, credo che ci venga, anche senza partire diciamo, con un argomento predefinito, iniziamo a dire, oggi facciamo live su cosa, non lo so, iniziamo a fare qualcosa. Via. No, però magari potrebbe essere interessante avere un giorno, quando sarà finito questo delirio, fare una live insieme su magari io che magari faccio la parte dev di qualcosa e te mi spieghi qualcosa, che ne so, su SQL, Azure, su queste cose, provare a interagire un po'. Dai, che è la volta buona che imparo qualcosa. E Esatto, sì, ti spiego. Io a programmare e database faccio finta di non tu hai capirci fatto. niente, così ti E do. poi mi sono fidati. Esatto. No, no. Allora, c'è gente che dice molto bravi ragazzi, top, mi si è aperto un mondo. Addirittura,
Gente, Ah, visto. bene, bene. Abbiamo detto anche cose sensate, a quanto pare. Se insegna Bene, Eva, sono siamo a contento. posto. Dico, quindi mi prendono per il culo come sempre, perché ho i miei fan che mi vogliono bene. Gente che entra Beh, in live solo perché ci sono io. io saluto i tuoi fan, spero, non so se conosco qualcuno, ma immagino di sì. Ah, Riccardo Comunque, Zanardini, direi di sì. ah, grande Rick, e anche lui è nel Bresciano, ragazzi, ce la stiamo passando male È qui vero, noi. Vabbè. anche lui di Brescia, è vero. Io lo conosco, Riccardo, pensa da anni, ero ancora in Giuffre Editore quando ho conosciuto Riccardo. Siamo E noi rimasti. abbiamo lavorato insieme, Ah, quando grande uomo. eri a Brescia? In. Sì. Oddio, si chiama Ebotech? No, l'esperienza prima, eravamo Ah, prima, insieme ok. nell'esperienza prima, sì. Ok, perfetto. Ti saluta anche tuo figlio, che sarà nella stanza accanto, credo. No, è al piano di sotto, credo, dovrebbe fare i compiti, ma probabilmente oggi sono saltati. Ah no, magari allora non ti saluta, scherzavo, non è vero, non è vero, sta studiando. No, a parte scherzi, ti ringrazio davvero tanto Andrea per questa chiacchierata e Scherzi. ci sentiamo e poi se mi chiedono qualcosa poi ti rigiro le domande. Sì. Va bene, io rispondo sempre. Magari ci metto un po' di tempo che sto facendo i report, ma rispondo. Perfetto, grazie Va Andre. bene. Un saluto, Manu, a Grazie, tutti. ciao ciao. Ciao, 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 ciao. Bene, 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 bene. Spero che sia stato interessante, ma credo di sì perché ho visto tanta gente con domande e connessa. Oggi siamo tantini, più del solito, perché sapevo, ho sparso un po' la voce, anzi, l'ho sparsa anche poco perché sono stato anch'io molto indaffarato. Prossima volta comunque rimarrà registrato, quindi lo metterò su YouTube e poi spargerò un po' in giro il link. Amo questo effetto dello sfondo verde con la mia foto dietro, è bellissimo. È stupenda sta cosa. Sì, è andata Francesca nel frattempo a cambiare il pannolino a Leonardo. Adesso lo farò apparire, credo, tra poco. Pente, mi guarda male perché ho lo sfondo verde, ma Francesca sta vedendo sul mio schermo che in realtà vede, cioè ho la bici e quello che ho di solito dietro, no? Si sta chiedendo come ho fatto. Ho messo lo sfondo con lo sfondo trasparente, ma quello che fanno in televisione quando fanno. No, metto il verde perché poi dopo quando cambio schermata e vado in big picture, per esempio, mi si vede così con lo schermo dietro, ma non capisci niente di streaming, ma cioè. Gren, aiutami tu che qua c'ho la ragazza che non capisce di streaming. So che sei nella mia stessa situazione, quindi aiutami tu per favore a uscire da questa cosa. Ecco, ha detto mi pare una stronzata. Lasciale, scappiamo insieme. Guarda, ci sto pensando. Ci sto pensando, appena finisce sta cosa del coronavirus, molliamo tutto, ci troviamo a metà strada e ci abbracciamo forte forte. Ha detto che non vedo più mio figlio nemmeno col baby monitor, quindi direi forse meglio rimandare un attimo questa scampagnata, Gren. Però volentieri, lo faremo. Di nascosto, lo faremo di nascosto. Tanto ricordi che bisogna fare una live insieme, Gren. Cosa trovare? Facciamo due cose, facciamo una live in cui io gioco e giochiamo insieme, è una live in cui però facciamo qualcosa di tecnico, quindi io ti spiego qualcosa e te impari. Impari. Quindi fai sempre te, esatto, come ha detto Francesco, quindi fai tutto te lo stesso. Quando vuoi lo facciamo. Ragazzi, io scappo anch'io, perché devo comunque lavorare ogni tanto, però oggi direi che è stato molto interessante, voglio provare a fare, ovviamente indovinate un po' cosa voglio fare. Voglio fare un raid da qualcuno, fatemi aprire Twitch te. Vediamo dove andiamo oggi. Indovinate un po' chi c'è online e dove andiamo. Grazie, va. Lo sa già anche Francesca dove andiamo, però non è online perché. Ah, non è online perché è all'MVP Summit. È all'MVP Summit, quindi no, è collegato all'MVP Summit, quindi non possiamo andarci. Vediamo qua chi c'è. Ciao Riccardo, grazie mille. Ciao Riccardo, Avete portato grazie. un gioco mobile? Grazie. Sì, Dragon. Direi che buon pomeriggio a tutti e anche a voi. Direi che andiamo da Dandorino, da Bellissimo. Nerdando, andiamo. Grande, grande. Ormai nelle live ci Se sono Fritz è tutti. online, sì, se Fritz è offline è un casino. Anche fatica a Adesso arrivo. registrare. Però è una cosa molto, molto importante. Gren, se fossi stato online sarei venuto da te, ma non ci sei. Adesso vi faccio vedere prima Leonardo. Tanto l'ho già visto tutti, non ti preoccupare. Non andate via, che c'è Leonardo che sta arrivando. Eccolo. Eccolo qua. Per la seconda volta live. Gren, fallo vedere a Stella. Così impazzisce, se no lo vede dopo. Tanto riceve più foto
Che altro? Questo figliolo? Eccolo qua, così lo vedete tutti quelli che non c'erano l'altra volta. Tanto sta guardando la cam, è carico. È carico per le live, ragazzi. Lo vedo carico, questo figlio per le live è pronto. Ragazzi, vi saluto, facciamo un ride Quindi noi, direttamente da Nerdando, vi voglio bene. Ci vediamo oggi, martedì? Giovedì, giovedì torno e venerdì mattina sarò con Andrea Saltarello. Stesso format, parliamo un po' di tutto, ho già spammato ovunque l'evento. Sta guardando fuori, vuole uscire. Dammi un pallone e vado a giocare. È guanciuto, esatto, è guanciuto. Guarda, per girati qua, qua. Non ci sono più. Leo, Veramente, Diego, sei Leo. saltato, lo farò No, anch'io. se me ti ignora volutamente, Fran, perché gli hai cambiato il pannolino e l'hai Quindi, ragazzi, svegliato. Ciao a tutti ragazzi, facciamo un ride da Nerdando. mi piacerebbe da piccino Seguite iniziare Nerdando che sono i top. Oh, insieme a E con te. alcuni della chat ci sentiamo per lavoro, perché tanto tra 5 minuti so che mi scrivete per lavoro, maledetti. E Una attratto dalla amicizia, luce, non penso. lo so. Ciao ragazzi, a presto. Rispetto a quella di Clark e di Tenkar, che sono ovviamente, diciamo, contengono.